al massimo faccio la doggy bag. No, dico, ma vi ho mai parlato delle costoline dello spagnolo? Beh, direi che se sul mio canale comincio una serie di food porn, lo spagnolo, anzi, le costoline dello spagnolo, beh, non devono mancare. Anzi, mi fa molto piacere cominciare proprio da loro. Ci vediamo alla festa per le costoline dello spagnolo. Food porn Bologna! E siamo qui in macchina direzione Costoline con Fabio Ziveri, che non vedo da... quant'è che non ti vedo? Ma insomma, abbastanza. Due anni, un anno e mezzo di pandemia? No, no, meno di due anni, un anno e qualche mese. Non mi ricordo l'ultima volta che ci eravamo visti, sicuramente per un concerto, per un bel po' che non ci vediamo. E oggi mangiamo come dei nimini. No, dicevo, a 16 anni sei adolescente, i tuoi amici si divertono, te se vuoi diventare un campione... E magari sei anche promettente e devi dedicarti solo a quello, cioè cazzo di sei combattuto. Prego, ci fanno attraversare. Allora, lui è spagnolo, il ristorante è lo spagnolo, ma lui è di Milano. Aggiusta computer come nella sua vita, però ha questo vizio, no, questo hobby di cucinare costoline, cucinare bene. Lui fa il cuoco a domicilio e poi durante le sagre, le feste, fa sta roba qua. Lo spagnolo è una copertura, perché la sua specialità sono le costoline con la marinatura che fa lui e la cottura lenta all'americana. Per fare ciò si è costruito un trenino, vada bene, fatto su misura, dove, come si chiama, le camere di combustione del trenino sono le varie camere di cottura delle costoline. E le fa cuocere ore e ore e ore e ore e ore e ore, ore. Te mi chiedevi, sono le ribs, sono le costoline quelle vere, quelle lunghe, di qua. È presente le... non quelle grandi così, che per noi sono le spuntature. No, no, quella lunga, 30-40 centimetri. E sentirai che buone. Festa dell'unità. Dopo... due anni praticamente alla ricerca dello spagnolo. Sentiamo un gran odore di carnazza. Hai fame? Sì. Senza dubbi. Ecco, allora tu mi farai il confronto tra queste e quelle degli Stati Uniti. Stati Uniti io non l'ho mai assaggiata perché non ci sono mai stato, però vedendole in televisione sono più glassate le loro. Sì, sono c'è un questa, po' dolciastre. C'è la glassatura, ci cacciano di tutto. Io ho visto metterci la Coca-Cola, il whisky, il rum, il miele. Buone sicuramente. Comunque se vedi un trenino che sbuffa, quello è lo spagnolo. È lui, è lì il nostro uomo. Lorenzo! Ma porca miseria! Braceria toscana, io cercavo lo spagnolo! Adesso va faccio bene. Lo youtuber! Lorenzo! Grande! Ci siamo! Direi... Sai come stai? Io la grande! Come è andata questo anno e mezzo? Te hai sempre lavorato col tuo lavoro? Informatica, volato, volo, letteralmente. E questa è la prima uscita a livello culinario? La prima uscita, bravo! Sta andando bene! Niente trenino però. Quest'anno no, non c'era lo spazio. Lì, siamo pronti, carichi. La ragazza ha detto che c'era buona solo la birra raffo e noi abbiamo preso la birra raffo. Ed è buona, anche perché è l'unica che c'è. Buona. Forse è roba nostra. Roba facciamo, vostra, ti facciamo spazio, ti facciamo spazio. Cominciate da questo, per favore, che si asciuga troppo. Cosa ci hai preparato? No, beh, bistecca di Angus, meravigliosa, e le super costine. Davvero youtuber, dovrei mangiarne... Adesso vediamo di farci onore con questo. Beh, intanto. Certo, no, per finire tutto. E se riuscite, mi leccate anche il piatto, mi fate piacere. Intanto l'assaggio così. Dica! Sale e pepe? Assolutamente no. Guardiamo subito.
Guarda, secondo me non ci vuole neanche il sale, lo metto a lato e lo toccio all'evenienza. Forse un filo d'olio sì. Si scioglie in bocca. La puntina, come buona la proteina. Beh, è colpa mia se il pianeta non si salva perché mangio la carnazza. E quelli che mangiano il seitan non inquinano. Inquiniamo tutti. Di solito si dice perché una bestia consuma un sacco di acqua. Però l'acqua è sempre quella. In un bellissimo documentario che si chiama Earth su YouTube, una cosa bella che dice è che l'acqua è sempre la stessa da quando è iniziato il mondo, è sempre quella che gira. Quindi da qualche parte è quella che non trovi, ma è sempre quella ed è sempre la stessa. Non so, ma cercavo di trovare un alibi. Lo sappiamo proprio domani. È venerdì che mangio pesce e poi lo mangio giovedì. Io non guido, te prenditi le tue giuste misure. Io non so te, ma io non so se bastano. Pulite. Metti a fuoco lo sfrigolamento. Io non lo so. Adesso vediamo dopo questa mastodontica grip. Sì, è dolciastra ma non troppo. E poi me la ricordavo con un gusto più affumicato. Sì, prendi pure. Me lo ricordavo con un gusto più affumicato. Questo è un po' meno, ma guarda, forse ci guadagna anche. Food porn Bologna. Questa è costolina. Quell'altra dove è costolina? Costolina. Questa è tutta la costolina. Dopo ce lo facciamo dire, perché una è lunga e l'altra era corta. Faceva gli orosticini, c'è la macchina degli orosticini, ma non me li ha. Non so se è. Altre due costoline piccole ci starebbero. Come andate da un posto a Cerreto si chiama Taurina. No, ho messo in ordine a casa, ho fatto un sacco di lavori, è stato molto bravo. Io tengo le posate perché provo a chiedere un bis. Oddio. Gamberoni, non è che si faccia voler male, è che il cuoco è a riposo adesso, vedo. Adesso c'è proprio il chiacchiericcio che senti. Scusa se ti ho fatto alzare, ma io ho 2 anni di proteine da recuperare. Arrivano le proteine. Sai cosa penso? Dove vogliamo andare? Io. Allora, domanda, quelle piccoline erano di maiale, anche quelle grandi erano di tutto maiale. Tutto di maiale. Per due preparazioni diverse, ma adesso ci penso io. Ci stupisce. Io ho 2 anni di proteine da arretrate, affumicate, da recuperare, ragazzi. E non ho mangiato a pranzo, mi sono fatto un beverone proteico. Che buono anche quello, però la costolina è più. Sì, uno smoothie. Beverone proteico, oh, sapeva di banana, non so se c'era della banana dentro, però sapeva di banana. Tutte le proteine dell'albume. No, non sono proteine dell'albume, sono proteine del latte, del siero del latte. Proteine del latte in polvere, che sa di banana, probabilmente. Però fa bene al muscolo, così dico. Quando hai le mani unte, il gel all'alcol ha un doppio effetto. E adesso mi sistemo io. Spadino, grullo, aremano, è particolare, poi mi dirai. Questo.
è di castrato, e questo qui è il maialino come faccio io col balsamo di birra, c'è una lavorazione enorme in 12 ore, una cosa. Io pensavo un bissino, questo è un bissone, io c'ho una gran fa. Mo dovete finire. Pian piano. E poi me l'ha raccontato. Lui non so se ce la fa. Qui crostino, vai piano piano. Sai che è la cosa bella? Che io non ho mai mangiato arrosticini in vita mia. Al massimo faccio la doggy bag. Il mio primo arrosticino. No, ma buono. Delicato. Delicato. Gli ho chiesto un bis. Che roba. C'è il finocchietto sull'arrosticino. E lo rende più fresco, è quasi un sorbetto. Andiamo a sentire sto maialino. Il cagnone forse ne vuole un po'. È praticamente impossibile finire, io ci do un cuccio però. È diventata quasi una challenge. Nel mondo dei youtuber ci sono le challenge. Già perse, sicuro. Lorenzo ce n'hai dato troppo di roba. Era il bis. No, infatti vado sul maiale che è spaziale, è sfilacciato. Il maiale è sfilacciato. Allora, questo boccone, io ti do anche i miei. Questo boccone dichiaro chiuso alla challenge momentanea. Facciamo la doggy bag. È buono, ma essendo più... questo è più... quindi riempie di più il sapore. Se lo porta la maglia, sta roba... faccio di testa. L'avevo detto basta. Magari. Non mi lasciate niente, non mi lasciate niente. Non lasciamo niente, perché c'è la doggy bag. Cioè, ho detto uno spuntino. No, nel forzino, mo adesso vi voglio vedere. Davvero youtuber, anche la contennina. La porta a casa. Questo è il maialino. Quello che cuoce per due giorni. Quello lì che vedete, là. Faccio andare prima 8 ore là, 6 ore, 8 ore là. Tutte le tecniche che utilizziamo qui sono un mix fra le tecniche di grigliatura, marinatura a caldo e tante tecniche anche di precottura, reverse searing e tante altre tecniche miste a tecniche di cucina pura, dal sottovuoto alla cottura a bassa temperatura. Quindi ho fatto un mix fra le tecniche di cottura del sud degli Stati Uniti, che va molto, e l'ho studiato molto. La griglia è arrivato tutto da lì. È stato anche in Louisiana. Lì che all'inizio le facevo anch'io simili. Poi sono andato incontro al gusto degli italiani e dei bolognesi che lo vogliono così. Lo prendo, lo modifico, faccio mille trattamenti e poi sfilacciato, Ecco, non è proprio sfilacciato, che è quello classico del pulled pork, quindi non è un pulled pork. No, è lontanissimo dall'essere un pulled pork. Però c'è qualcosa, si parte da lì. Pochi bag, sarà contenta la maglia, ma ne sentiamo un altro pezzettino prima di andare via. Che la challenge era chiusa prima, perché ma pensavo fosse tutta crosta, invece carne anche sotto. Troppo buono, ma non vogliamo esplodere, veramente buono. Niente, mi salta tutto il menù della settimana, perché qua c'è da mangiare per almeno altri 2 giorni. E concludiamo con il dolcino. Cantucci e Vincent. Tocciato. Che però va tocciato. Andiamo via felici e accompagnati con la nostra doggy bag e mangiamo anche per altri 3 giorni. Soddisfatto allora? Sì, molto buono, tutto buono. Troppo ma buono. Troppo?
troppo buono, ma molto troppo buono.